Cagliari che meritava il successo per quello che ha fatto nei 90 minuti, raggiunta solamente nel finale, un primo tempo passato a controllare la squadra avversaria che ha iniziato con molta aggressività a centrocampo. La prima occasione a rete è arrivata al sedicesimo, se di occasione a rete si può parlare, primo tiro in porta per meglio definirlo, e un tiro di piedi al sedicesimo dopo serpentina nel settore di sinistra, tiro a lato alla destra del portiere cagliaritano. Serpentina resa da Geda circa 10 minuti dopo, ma di altra fattura. Il giocatore cagliaritano è entrato fino dentro l'area, ha poi calciato verso il palo sinistro del portiere Castellazzi, che si è disteso e ha deviato in calcio d'angolo. La Sampdoria a quel punto ha capito il pericolo che correva, al 29esimo piedi è sfuggito a Pisano, è riuscito a centrare la palla dentro l'area e Volpi è arrivato di piatto destro alzando la mira. Al 30esimo ancora Samp pericolosa con punizione di Volpi, colpo di testa di Maggio e palla a lato. Il contropiede del Cagliari però sempre efficace, al 40esimo diagonale finale di Acquafresca con pallone che termina a lato. 50 secondi dopo il gol del Cagliari, costruito nel settore di destra con bella apertura di Biondini a smarcare Foggia, che è entrato in area, ha evitato con un pallonetto il portiere Castellazzi e ha depositato in gol. Nel secondo tempo la Sampdoria ha cercato immediatamente di cambiare i propri connotati, intanto con l'ingresso in campo di Bellucci per Bonazzoli, ma è ancora il Cagliari al quinto che ha l'occasione per firmare gol. Cross di Foggia, colpo di testa di Lopez, la palla passa veramente d'un soffio alla destra del palo Doriano. Al nono ancora un contropiede del Cagliari che non riesce a concretizzare, la palla servita in stile rebistico dall'uno all'altro arriva fino ad Acquafresca che viene bloccato al momento del tiro. Al 12esimo è Accardi invece che perde palla e Acquafresca servito libero davanti al portiere viene giudicato in fuorigioco. Al 15esimo ancora un'azione con Volpi che raccoglie una respinta, controlla con il destro e calcia con il sinistro, Storari in due tempi riesce a intercettare. Al 17esimo ancora Sampdoria, cross di Franceschini, anticipo di Agostini su Bellucci che tentava la deviazione in tuffo di testa. Al 22esimo ancora una occasione per la Samp, una punizione di Bellucci con ribattuta di Lopez, poi recupero di Calun, nel frattempo subentrato a San Marco con ribattuta di Storari. Il Cagliari ha l'occasione ancora per passare nuovamente intorno alla mezz'ora, prima c'è un contatto in aria che vede Conti andare giù e protestare ma l'arbitro non interviene, sull'angolo che viene accordato è lo stesso Conti a controllare il pallone e a girare verso la rete e cogliere in pieno il palo. Al 39esimo si rivede ancora il Cagliari con Cossu che aveva rilevato Foggia, il suo diagonale costringe Castellazzi alla respinta di pugno quando sembra tutto finire, dopo un pallone che era stato messo fuori dal Cagliari per permettere l'intervento dei sanitari in occasione di un infortunio a Biondini non resa da Sampdoria. Poche azioni dopo arriva il gol del pari e un cross di Accardi sulla sinistra dopo aver dialogato con Ziegler che smarca per il colpo di testa Franceschini che realizza il definitivo 1-1. Volta la conferma, assenti Fini e Parola, chi è entrato ha fatto il suo dovere fino in fondo. È vero, questo a dimostrazione che il Cagliari è un gruppo con tutti i suoi componenti che prima o poi diventano importanti, quindi oggi abbiamo avuto un'altra conferma di questo. Che cosa si è sbagliato, se qualcosa si può identificare nell'analizzare la partita e trovare eventualmente il pelo nell'uovo? Ma guardi, io direi oggi viene difficile dire che cosa si è sbagliato perché, ripeto, una grande partita, direi tante occasioni chiare da gol, poi dopo ci sta, come è successo magari a Catania, che quando si sbagliano così tanti gol ci sta che gli avversari, ci sono anche gli avversari e così pressano alla fine perché cercano di rimediare il risultato e loro ce l'hanno fatta, ma ripeto, rimane la grande prestazione. Lei ha aspettato Foggia e Foggia oggi ha risposto. Ma Foggia è un ragazzo, ma Foggia del grosso, adesso guardi, mi viene, cioè fare un nome in particolare mi viene difficile perché, come abbiamo detto all'inizio, il Cagliari è un gruppo compatto e la forza la trova proprio nella compattezza del gruppo.